Salve, inizia con questa ripresa una nuova rubrica, anzi la prima rubrica della casa editrice Il Quaderno Edizioni. In queste puntate parleremo con gli autori di questa piccola realtà napoletana che però ragiona in grande. Fa un'editoria militante. Con questo cosa vogliamo dire? Vogliamo dire che prova a pubblicare dei testi di grande valore culturale, ma lo fa mettendo in campo un progetto editoriale come una grande casa editrice, e lo fa senza scopo di lucro. Infatti il Quaderno Edizioni, prima di essere una casa editrice, è una associazione, e le associazioni non hanno scopo di lucro. I soldi che vengono investiti in un progetto editoriale e gli eventuali introiti serviranno poi a pubblicare il testo di un altro autore, un modo per provare a fare una editoria dal basso. E il Quaderno Edizioni ha avuto l'onore di pubblicare in un libro a dir poco straordinario, un libro di Ida La Rana, Oplonia, che più che un libro è un'opera d'arte, è un libro da leggere, ma è un libro soprattutto da guardare. Ogni tavola di questo album straordinario è un vero e proprio capolavoro che Ida La Rana, artista a tutto tondo, regala a coloro i quali leggeranno questa straordinaria opera. E siamo anche a casa sua, nel suo salotto. Come vedete è un grande salotto culturale dove voi non potete sentire gli odori, ma qui si sniffa cultura, si sniffa arte in ogni angolo, sopra i libri, sotto i libri, nei tappeti che voi per esigenze non riuscite a vedere, ma anche sotto i tappeti. E qui c'è Ida La Rana che ci regala Oplonia, e con lei proveremo a parlare di questo libro straordinario. Io vorrei introdurla introducendo appunto le prime parole di questo libro per aprire un discorso con lei sulla sua storia, sul perché di questo libro straordinario. Oplonia, guarda giù in terra, non mirare il tuo sogno nel cielo, che ti genera inganno e illusione, o verrai inghiottita dal vuoto. Il vuoto. Più che dal vuoto io partirei proprio dal sogno, che è il protagonista assoluto della storia, nonostante sia Oplonia quella dinamica che si muove, racconta la sua vita. È il sogno perché è lì come un astro fisso nel cielo di Oplonia, è la proiezione dell'idea che ha Oplonia dell'amore. Ed è qualcosa di errato. Questo libro io lo dedico più alla lettura degli adolescenti piuttosto che degli adulti che comunque vogliono resuscitare comunque in loro una riflessione sui percorsi emotivi, ma è proprio per sottolineare il vuoto che può lasciare il sogno, soprattutto in età giovanile. Oplonia è appunto questa sirena dalla duplice natura, quindi bestiale, umana, bestiale, quindi presa dall'istinto, ma che tende a creare uno spessore, un diaframma tra l'istinto e la propria idea dell'amore. E naturalmente il sogno è non inteso come progettualità, ma come l'idea dell'amore proiettata in una condizione trascendentale, e è un'idea che diventa addirittura costante in tutta la vita, in questo caso di Oplonia. E il sogno, che è un diaframma, sì, uno spessore che la protegge dalle brutture della vita, dall'angoscia della vita, dalle oscenità stesse della vita. Lei proietta tutto in questa dimensione trascendentale, tutta se stessa, e non riesce invece ad avere il contatto con la realtà. Vive tutti gli aspetti dell'amore,
i greci hanno avuto una grandissima capacità di dare alla parola amore tantissimi significati, quindi il significato di agape, il sogno stesso, che però se viene esasperato, ecco, porta addirittura all'illusione, quindi alla delusione. Xenia, che è la benevolenza verso lo straniero, quindi l'accogliere nella propria casa, ma in questo caso nella propria vita. E ha incontrato anche la filia, che è appunto questo essere che si vedrà poi nella narrazione, che dedica la propria vita a lei e le fa generare anche un figlio, quindi le dà la possibilità di avere di diventare madre. E quindi lei sperimenta anche l'altro aspetto dell'amore, che è lo storghè, quindi quell'amore materno. E poi incontra Eros, quindi è la storia di Oplomia, dei suoi incontri e del non mai incontrare, perché cerca in tutte le persone che incontra nella sua vita, cerca la realizzazione di un sogno impossibile. Alla fine rimarrà delusa e si troverà appunto svuotata fino in fondo, perché aveva posto tutta se stessa, tutte le sue aspettative, tutto il suo desiderio in quanto mancanza di un qualcosa che le facesse non ritrovare nell'implosione dei sensi, ma nell'esplosione dei sensi. Naturalmente, una volta che si ritrova disincantata, non può che sprofondare nel vuoto, lasciarsi andare. Quanto c'è invece di Ida la rana in questa bella Oplonia, metà donna, metà pesce, questa voglia di andare verso il largo, questa voglia di andare negli abissi? Si scrive, e io vado per immagine oltre che di parola, viene fuori tutto il proprio mondo interiore, in base anche alle proprie esperienze, alle mie esperienze, ad aver letto le storie degli altri, ad aver visto le storie dell'altro, vissute le storie delle donne. I libri, è il secondo libro che leggo di Ida la rana, il primo in Italia, sono le... in Italia, perché non sono in Germania, sì, sì. Qualcun altro. Infatti sono due libri italiani, ho avuto la fortuna di leggerli entrambi. Il primo libro sono state le due pizzette, sì, prendi una fiaba di Basile del Pentamerone e... devo essere sincero, vedo una grande influenza di Giambattista Basile nel tuo modo di scrivere, nel tuo modo di rappresentare questa storia, perché anche Giambattista Basile, molti pensano che ha scritto delle fiabe, delle favole per bambini, cosa sbagliatissima, perché lui utilizzava lo strumento che si utilizza per i nostri pargoli, ma lo faceva per parlare agli adulti. Certo. E anche questo libro è un libro che può sembrare, nel momento in cui si vede un libro illustrato, ma questo non è un libro illustrato, è un vero e proprio album, un album di opere d'arte, perché vi assicuro, non devo vendere il prodotto, ma ogni pagina di questo gran bel libro è un quadro che tu potresti avere a casa in bella mostra nel salone. Ma è un libro, appunto, ritornando invece alla letteratura, che parla soprattutto ad un pubblico adulto, perché dalle tue parole si comprende che è vero che c'è tanto di profondo di Ida la rana, ma c'è tanto di profondo all'interno di queste belle parole e queste belle tavole che tu hai regalato a coloro i quali ti leggeranno.
vedete poi alle nostre spalle questa opera d'arte. Questo è un libro e questa è una trasmissione, diciamo, 3D, perché al di là del testo, Ida l'ha anche realizzata questa bella oblone. Sì, è una scultura in cartapesta. E qui, vabbè, non ha il cappello ed è, sembra un po' differente dalla copertina, dalla cover, però ecco, c'è un'immagine del libro dove effettivamente si è poi messa di profilo la ritrae in pieno. Infatti ho voluto più ispirarmi a questa immagine piuttosto che alla cover, perché c'è il cappello, ed è l'immagine che è poi fondamentale, perché è quella di rottura e del voler vedere nell'illusione la realizzazione del sogno. E poi chi leggerà, insomma, noterà che effettivamente è il punto di rottura del disincanto, poi quello che porterà al disincanto. Questo straordinario libro che vi invito a leggere. Ringraziamo Ida per aver innanzitutto pubblicato questo libro straordinario, poi vi terremo anche informati e aggiornati sulle presentazioni che si faranno nel corso delle prossime settimane e dei prossimi mesi, perché questo è un libro che avrà lunga vita, perché realmente è un'opera che merita, è un'opera che va oltre ciò che leggerete e ciò che vedrete, e scusate la battuta, ne va la pena, perché è un libro che realmente va acquistato, va letto, va visto, e vanno sniffate queste pagine che sanno di noi, sanno dei nostri dilemmi, dei nostri sogni, ma anche e soprattutto dei nostri vuoti, non solo quelli di una donna, così come dice Ida, ma anche quelli di un uomo. Grazie Ida per averci accolto nel tuo bel salotto, grazie a voi per averci dedicato un po' della vostra attenzione. Alla prossima.